barricate, mettete i commercianti in condizione di poter lavorare serenamente. Stop agli aumenti. Dopo la protesta di Piazza ad Ariano e il capoluogo a sfilare in corteo, chiuderemo tutti per il caro bollette. I commercianti urlano l'incubo. Al loro fianco ci sono sindaci, associazioni, semplici cittadini. La partecipazione non è quella attesa alla vigilia. Molti negozi sono rimasti aperti. In segno di solidarietà caleranno la serranda al transito del corteo. Nonostante tutto, l'appello è unitario, indirizzato al nascente governo, alla Commissione europea, a tutte le istituzioni, affinché trovino soluzioni urgenti e strutturali per contrastare l'onda energetica che rischia di spazzare via migliaia di attività, risparmi sempre più a rischio. Io da commerciante, siamo arrivati alle strette e quindi non abbiamo più possibilità di poter attingere ad altre fonti. Il signore diceva giustamente, io e mia moglie siamo stati costretti praticamente a mettere mano anche ai risparmi di una vita, e questo è. Abbiamo attinto dove non si doveva, dove c'era qualche sacrificio per i nostri figli, qualcosa che abbiamo dovuto togliere pure qualcosa a loro. Vediamo veramente gente piangere, persone anziane piangere perché non riescono a sostenere il caro bollette, non riescono proprio ad andare alla posta a pagare le bollette, si piegano sul bancone e piangono. Ladri, ladri, basta speculazioni, fate presto, sono gli slogan che ricorrono con maggiore frequenza. Attraversate le principali strade di Avellino, il corteo si è sciolto in Piazza Libertà con la benedizione civile del vescovo Arturo Aiello. Alziamo la voce anche per chiedere pace in Ucraina. Da lì scaturiscono i problemi che arrivano sulle tavole, ha sottolineato il pastore. Continuiamo a chiedere il pane. Una delegazione composta dal sindaco di Avellino Festa, dal presidente di Confcommercio La Stella e da altri negozianti ha ricevuto rassicurazioni dal prefetto Spena. Al governo arriverà una lettera con le richieste di aiuto urlate dal capoluogo irpino.